Perfetto, ben arrivati all'appuntamento dell'Outlook Weekly. Cambiamo subito l'immagine che vediamo adesso. Allora, un attimino solo, perfetto. Ciao, ben arrivati a tutti. Vedo che mi date già l'ok che si vede tutto. Allora, mettiamo questo schermo nuovo, tolgo l'operatività intraday che abbiamo visto prima nel webinar precedente. Allora, mettiamo questo così stiamo tranquilli. Ok, l'Outlook Weekly che rappresenta, ho sbagliato, qui non è l'Outlook, c'è l'Outlook Weekly, che rappresenta un po' questo che ho fatto l'altra volta, non c'entra niente, devo andare proprio sul Weekly, il Daily del DAX, per esempio, il Weekly del DAX, ok. Questo qui continua a essere. Vi ricordo, la differenza dall'intraday è che è un'operatività veloce, operatività basata anche sul denaro, sui ricavi che si fa nel momento del trade, nel momento che poi, dopo una decina di minuti, dopo un quarto d'ora, dopo un po' di tempo, riesco a chiudere in positivo. Invece l'Outlook Weekly è quella un po' più conservativa che secondo me, e apro una parentesi che probabilmente è secondo me, apro parentesi, è un trade che viene dopo. Quando si incomincia a diventare un po' più vecchi, non di età, ma vecchi di trader, cioè quando io sono un trader giovane, sono poco esperto, che ho appena incominciato, voglio vedere un po' la volatilità, voglio vedere i trade, voglio vedere il movimento e tutto il resto. Il trader invece che diventa vecchio, logicamente un trader che diventa vecchio deve essere un trader che è positivo, quindi un trader che è positivo dal punto di vista finanziario, che ha dei soldi poi da reinvestire e da tenere nel mercato, allora potrà andare a fare delle decisioni sull'Outlook Weekly, di tenere un'operazione a lungo termine, di tenere un'operazione magari per più giorni a mercato, di tenere un'operazione come fiamma pilota, quindi un'operazione che poi magari non guadagni più tanto, però comincia ad esserti di spunto come bussola di orientamento per pensare che un trade vada positivo o negativo, ok? Quindi quando si ha un conto con tanti soldi sopra, è possibile anche lasciar correre una posizione del DAX, per esempio, cercando di portarla in questa zona qui, su zona permanenza, questa zona qui. Vedete che però nell'intraday, se fossimo entrati in questa zona, avrebbe già pagato tanto, ok? Portarla a lungo termine e portarla qui non vuol dire che se sono entrato qui e arrivo fino a qui, non la chiudo e vado in stop loss, no? La chiudo a porzioni, splitto l'operazione chiudendola piano piano, piano piano, piano piano, chiudendola sempre di più. Un attimino solo, però, che il mio lavoro è sempre fare il trade intraday, quindi cerco anche di farmi delle operazioni a lungo termine, a breve termine, con delle mie tecniche. Quindi questo è la Stylian Dollar che ha fatto il suo esempio. Adesso Stylian Dollar, questa qui, un attimo che controllo sull'altro pannello. Ok, io sono long di euro dollaro, quindi lasciamolo per il momento così. Un retest del pivot ci sta. Ok, quindi torniamo noi un po' per l'Outlook Weekly. Qui abbiamo il DAX che dopo la fase ribassista che stiamo aspettando fa logicamente un po' il suo lavoro tornando giù. Torna di nuovo nella zona qui, siamo in una zona di nuovo di pullback del canale alto. Quindi ritorniamo nel daily, come siamo messi a candele. Ritornando sulla fase alta, che è questo livello estremo del Fibonacci, in questa zona qui incomincia ad arrivare nelle zone alte. Io cercherei una fase ribassista nuovamente sul breakout delle candele daily. Ok? Quindi da questo punto di vista, se io dovessi entrare a mercato, dovrei entrare non qui, perché poi ho di nuovo i ritracciamenti, gli orari e tutto il resto, ma potrei entrare. Tanto facciamo questa qui, la allunghiamo un attimino, che è buono tenerla in alto, che questo è il breakout rialzista. Notate come la volatilità incide anche nell'indicazione dell'indicatore, ma se entro adesso subito sul DAX, in questa zona qui, quindi short da adesso, magari mettiamo il colore dei volumi, no, il colore griglia, che è questo qui, lo mettiamo di un colore che si veda meglio. Magenta non è che sia proprio il massimo, però magari line. Ah, vedi che questa è la linea del prezzo. Ok, in questa zona qui dove si entra adesso, lo stop loss lo metterei
assolutamente qui. Nelle posizioni di weekly, nelle posizioni a lungo termine, purtroppo non sono precisi le zone di stop loss come sono precise, non proprio precisissime, però sono un po' più dettagliate nell'intraday, perché nell'intraday, usando candele con contraddazioni minori, un H1 oppure livelli su candele anche a 5 minuti, ho dei livelli dove mi posso un po' più attenere. Quindi qui è chiaro che un livello di stop loss che mi permette un'entrata con uno stop loss di 40 pips, o meglio 370 ticks nel DAX, non è tanto, però non è neanche poco, dipende dalla size che si usa. Primo livello di target, logicamente, essendo candele daily, non vado neanche a pensare a un target come questo livello qui, ok? Sebbene ci sta, però se incomincio a avere il breakout di questa zona e il breakout magari anche di questa e di questa zona del corpo più basso di questa candela, cosa faccio? Mi metto lo stop a pari e verso la sera posso cominciare a dire ok, prendo profitto o chiudo addirittura. Bene, vi voglio un attimino dare un po' di input per l'indicatore. L'indicatore è un ATR. Già chi mi segue nell'Outlook Weekly saprà che l'indicatore di ATR è un segnale. Questo segnale che ha dato rompendo questo massimo qui, secondo voi che cos'è? Un segnale rialzista? È un segnale di breakout di volatilità. Ok, la volatilità c'è stata qui, un eccesso di volatilità che in questo caso è rialzista. Ok? Se adesso questa candela rossa qui incomincia a scendere forte, non è che l'indicatore scenda ancora, anzi, aumenta la volatilità e l'indicatore cercherà di andare nelle parti più alte. Quindi questo segnale qui di aumento di volatilità lo cancello, è un segnale ribassista, è un segnale contrario. Perché è un segnale contrario? Perché io attendo una parte ribassista. Quindi quando questo indicatore qui incomincia a salire, e quindi tolgo anche questo indicatore per evitare che ci siano dei disguidi, questa indicazione qui è un'indicazione di volatilità, quindi la scrivo qui che piano piano ci aggiorniamo anche con questo. Lo scriviamo qui dentro. Indicazione di volatilità. Indicazione, allora, togliamo anche l'indicazione, siamo aumento di volatilità. Qui aumenta la volatilità. In questo punto qui aumenta la volatilità. Questo mi vuol dire che se adesso il prezzo incomincia a scendere, dove possiamo metterla così? Quando il prezzo incomincia a scendere, aumenta la volatilità ribassista. Cioè aumenta la volatilità, in questo caso l'indicatore sale e aumenta la volatilità a parte il mio segnale. Quindi devo stare attento che questi due indicatori, che l'indicazione dell'indicatore e l'indicazione del prezzo coincidano. Se adesso incomincia a salire e va a fare nuovi massimi, l'indicatore comincia comunque a salire lo stesso perché aumenta la volatilità. Quindi l'aumento di volatilità devo farlo coincidere con l'indicazione. Se mi parte a rialzo l'indicazione e il prezzo e mi va a fare nuovi massimi, non farò il trade perché non è consono alla mia analisi. Ok? Quindi è chiaro che non farò questo. Però se mi parte a ribasso in questa zona qui, quindi vedo l'indicatore che accelera il rialzo, aumenterà la volatilità, io sono dentro nel trade. Ok? Un po' il pensiero logico è un po' laborioso da questo punto di vista. Bene, qui abbiamo l'operatività weekly che è molto bella dal punto di vista weekly. Abbiamo avuto dei bei segnali long, ok? Perché avevamo lo stop loss in questa zona qui, livello medio. E diversi take profit 100 pips nell'euro-dollaro, logicamente è un po' ristretto il tutto, però perché il range è un po' operativo, un po' stretto, però avete visto che in questa zona qui dove dava un segnale rialzista, chiaro che non lo si fa di venerdì, quindi la candela di venerdì quando è arrivata qui non si faceva questo segnale. Logicamente però continua a essere l'indicazione rialzista, anche se questa candela qui si è rimangiata tutta, ok, o 70, quindi il 50% di questa candela si è rimangiato, di venerdì le prese di profitto dei massimi ci stanno. Quindi adesso continua a essere una candela weekly che vado a pensare dal punto di vista rialzista. Quindi
long dal 50%, il Fibonacci che è questa linea blu mi dà un long da questa zona qui. Se io entro long da qui, mi metto lo stop loss sotto il minimo della candela, quindi 23 pips di stop loss, non è tanto. Cancelliamo un po' i segnali, almeno cancelliamo questi livelli qui. Questo me lo cancello, non mi interessa. Questo stop loss qui me lo passo su questo minimo qui. Questo è un livello che non mi interessa più, lo cancello. Questo logicamente non mi serve più, lo cancello. Ridimensioniamo un po' il tutto. Abbiamo questa situazione qui, una forca di pitch, un canale direzionale rialzista. La parte centrale 1,14 potrebbe essere una situazione che andiamo a vedere nel mese di gennaio, febbraio, marzo. Ok? Sono candele weekly, però nell'intraday ho comunque la possibilità di entrare. Io ho fatto parte di un evento di Trading Room Roma, a Roma, logicamente, l'anno scorso, e c'è stato un relatore, Guido Gennazzari, che parlava dei breakout di prezzo delle candele weekly, anche mensili, però rapportate all'intraday. Cioè, non è sbagliato fare questo ragionamento, perché io tanto il trader vive la giornata, ok? Il trader vive la giornata, quindi se io ho un breakout che lo vedo su una candela daily o su una candela weekly, posso entrare prendendomi anche solo 10-15 pips nell'intraday. Okay, questo è stato un ragionamento che secondo me, a me nel mio subconscio interno l'avevo già fatto tante volte, però non avevo mai sentito nessuno che ne parlava, che se veramente è una questione buona per fare dal trading dell'Outlook Weekly, fare anche un'operazione intraday. Okay? Io non uso molto di queste cose, però vi faccio vedere chi non c'era prima nel webinar precedente. Nel webinar precedente ha portato 318 euro. Okay, in operatività vede chiuso alle 11:28, quindi 10:28, 2 minuti prima di questo webinar ho chiuso l'operatività alle 318. Adesso aperte ci sono operazioni solo dell'euro-dollaro che corre, quindi continua a essere il trader vive intraday, però nelle operazioni intraday vi faccio vedere soltanto per chi magari ha piacere l'ultimo mese di questo conticino qui, l'ultimo mese ha fruttato 6.440 euro perché vive di trading, non è male, ok? Con un conticino. Le somme non sono tantissime, quindi operazioni a lungo termine non ne sto facendo, però può succedere che un'operazione sia fatta anche da punto di vista di lungo termine, tipo per esempio questa qui di 700 euro, dov'è? Questa qui è stata fatta perché a mezzanotte del 22 euro sterlina è stata aperta un'operazione per via del gap up. Quindi andiamo a vedere adesso l'euro sterlina dal punto di vista. Ha avuto un gap down, scusate, il gap down per motivi Brexit, no Brexit, adesso non lo so, non mi interessa perché non sono trader fondamentale. Ha avuto una zona dove il mercato ha aperto ribassista e io cerco ancora ad oggi di chiudere il gap. Quindi mentre sto cercando di chiudere il gap, un'operatività a lungo termine, porto a casa, porto a casa, porto a casa. Ok? Bene, questo è soltanto per chi magari gli piace anche di vedere un po' di movimento sui conti. Euro sterlino, euro dollaro, quindi l'operatività sul weekly continua a essere long. Dopo una candela di venerdì che va a fare un nuovo massimo, allora immaginatevi che su queste zone qui un trend rialzista, questi breakout hanno portato il grafico fino in alto. Allora, questo breakout che è un'operazione intraday o un'operazione comunque daily, su questo breakout guadagnavate 1,12, quell'entrata era 1,1150, quindi 50 pips. Adesso chi non ha chiuso questi 50 pips si trova in negativo. Quindi l'operatività dell'Outlook Weekly o l'operatività dell'Outlook Daily, l'operatività intraday del breakout daily, non deve essere assolutamente un'operazione che la metto oggi e la chiudo a gennaio, o la metto oggi e la chiudo al 31 dicembre. No, può essere un'operazione che ho fatto per la visione di ottica long, preso un lotto, quindi da un lotto 50 pips sono 500 euro. Questi 500 euro ho splittato l'operazione da un lotto chiudendone che ne so, un 0,90. Quindi questo 0,90 li ho portati a casa, rimango a mercato con 0,10. Questo 0,10 che è stato aperto qui adesso è in perdita di 20-30 euro. Ok? Però nel frattempo da questi 500 euro, chiudendo il 90%, se sono adesso in perdita di 30 euro, ne ho guadagnati 470.
Capite che rimane la fiammella pilota, la fiamma pilota rimane perché lì nell'operatività. Quindi per poi chiudere in negativo questo trade che già mi ha fruttato 490 euro, per chiudere da 0,10 devo fare 500 pips o 490 pips negativi. Quindi la fiammella pilota che rimane è per indicarvi quando io ritorno positivo, vuol dire sono di nuovo nell'operazione che mi ha fruttato 500 euro. Guardatemi un po' questi ragionamenti. Poi noterete che fare trading ha molte sfaccettature, molti colori e quindi la fiammella pilota che magari da qui adesso sta perdendo 20, 200, 20, 27 pips, sta perdendo 27 euro, però nel frattempo aveva guadagnato qui 400 qualcosa. Okay? Quando io vedo che la fiammella pilota da qui incomincia a diventare positivo, vuol dire che posso rifare il trade che mi ha già pagato. Chiaro che devo prima di farlo andare a vedere le posizioni. Stop loss aggiornato vuol dire lo stop loss dopo il primo take profit. Non mi metto più, questo l'operatività ormai è passata e vecchia, però già qui il secondo take profit era questo, gli stop erano pari. Ok? Bene. Inseriamo a questo punto l'euro sterlina, visto che abbiamo una bella posizione con un gap down, euro sterlina. Outlook weekly, candela weekly. Oh, bella, bella, bella. Perché bella? Perché intanto voglio vedere l'euro sterlina che è di nuovo ancora sui massimi. Purtroppo ancora sui massimi, però ormai ho già chiuso il trade, va bene così, non importa. Allora, abbiamo delle candele weekly impazzite rialziste, delle candele weekly impazzite ribassiste. Ok? Dal punto di vista weekly, allora prima finiamo l'analisi weekly, andiamo a vedere dei punti, supporti, linea verde. Vado a prendere dei supporti. Prima cosa, a piè nuovo, visto che non, ancora siamo agli inizi di questo, è un primo mese che lo faccio questa rubrica dell'Outlook Weekly, quindi sistemiamo un po', facciamo anche un po' di ripasso, mettiamo di nuovo un colore un po' più potente per il prezzo, metto il grafico da candela, lo metto lineare, così ho dei punti di riferimento. Poi inserisco questi sui punti di riferimento, che potrebbero essere questi qui, questa zona qui, questa zona qui, questa zona qui. Poi vado a vedere sulle candele se ho qualcosa di più interessante, vedete più o meno è questa qui la zona, quindi lo posso abbassare su questi minimi qui. Quindi qui vale un po' di più guardare le candele che il grafico lineare a questo punto, ok? Potete fare un po' di analisi da questo punto di vista. Qui la zona di supporto sta spingendo il grafico a rialzo. Bene, allora a questo punto, per capire un attimino l'incanalizzazione del trend, non ho un canale direzionale perché è troppo ripido, ribassista, non ho nessuna zona dove inserire, ho delle zone di supporto e di resistenza. Allora, questa diventa rossa, la mettiamo rossa. Vado a vedere sui massimi come siamo messi. Vedete, anche qui prendo questo massimo qui, i corpi non mi valgono la pena, quindi prendo questo come zona massima. Quindi ho il grafico che va da qui a qui, e anche questo va bene. Poi altre zone dove incanalare il prezzo potrebbero essere state queste. Allora, qui incomincia a diventare interessante prendermi questo minimo qui e segnarmeli sui minimi. Perché è interessante questo? Perché allora inserisco un'analisi su un effetto di un canale. Adesso cerchiamo di sistemarlo un po' più lungo. Dobbiamo fare così. Questa idea qui mi rapporta che il prezzo quando rientra nella zona del canale, allora sistemiamo di nuovo il prezzo al suo punto, l'euro sterlina mi dà un segnale longo, a questo punto lo devo fare anche se potrebbe ritracciare, ma lo faccio già da adesso, comincio ad accumulare per la giornata. Okay. Quindi euro sterlina sono long. Per fortuna che sono entrato perché è andato subito in positivo. Benissimo, allora mi porto a casa quello che mi manca. Allora, questo è un canale ribassista. Notate, le dinamiche del canale sono sempre le stesse. Massimo,
Quindi la partenza, le origini sono queste. Dalla parte bassa vado dalla parte alta, dalla parte alta vado dalla parte bassa, dalla parte bassa vado dalla parte alta, rottura, zona di resistenza, ritorno dentro il canale, vado sulla parte bassa. A questo punto, dalla parte bassa, devo cercare sulla parte alta nuovamente. Quindi sulle candele weekly ho questo gioco come ce l'ho in tutti i time frame. Sulle candele weekly è un po' più ponderato perché logicamente per andare qui in alto, vedete, da qui a qui ci ha messo tanto tempo, sono tutte settimane, ci avrà messo, che ne so, vedete che passano gli anni addirittura prima di arrivare qui in alto. Però la direzionalità è quella che poi nell'intraday mi paga. Ok? Quindi l'idea è di entrare sulle candele weekly, ma non da tenere fino a luglio, agosto del 2020, ma magari tenere 2 o 3 giorni. O tenere una giornata sola, quindi l'entrata magari è un po', diciamo, a lungo termine, e qui incomincia a diventare una cosa interessante perché dalla parte centrale qui non vado più a cercarmi dei long con degli stop loss così lunghi, Però la direzionalità sui breakout. Attenzione, io sono entrato long di euro sterlina e chiaramente mi sta anche pagando molto bene. Allora, questa è la direzionalità, inseriamo anche una freccia o comunque un'indicazione triangolare che mi dà l'idea di andare long nel weekly. Poi la stessa cosa la facciamo nel daily per andare un attimino a rivedere dove è l'euro sterlina daily, l'euro sterlina. Mettiamo anche l'outlook template weekly, poi lo passo daily così abbiamo dei colori. Ecco qui, qui abbiamo degli esempi molto più simpatici da fare. Abbiamo qui nella giornata di giovedì a venerdì un gap down, quindi apre il mercato in questa zona, va a fare nuovi minimi e ritorna in questa zona, cerca di chiudere il gap che sarebbe questo, arriva a questa zona qui di pullback e non lo chiude. Bene, adesso io con questa giornata di oggi, che già ho fatto diversi long, ne sto facendo altri, sto cercando di portare il grafico a rompermi questo massimo e arrivare a questa zona. Ok, qui non ho ancora inserito nessuna zona di pivot, niente il resto. L'unica cosa che posso seguire nelle candele daily sono i breakout, breakout dei corpi, breakout delle spike. Ok, in questo caso già il breakout del corpo mi darebbe il segnale rialzista, quindi in questa zona qui io dichiaro, comunque sono già long, non so se avete sentito, sono già long comunque. Euro sterlina, tenere un po' le operazioni va anche bene. Io faccio operazioni un po' pesantucce dal punto di vista di lottaggi, quindi cercate di moderate un po' le size, che non vale la pena star lì con il cuore che sbatte in gola perché state perdendo dei soldi se non siete abituati a fare trading con delle size pesanti. Quindi mettete moderate un po' a sopportazione vostra il trade. Questa è l'entrata. Lo stop loss per questa operatività qual è? Dai, datemi una risposta. Qual è lo stop loss per questa operazione? Secondo voi? È un'operazione a lungo termine, un'operazione di medio termine perché comunque nel daily, è un'operazione che potrebbe guadagnare nell'intraday i suoi 20, 30, 40 pips, ma cos'è che è lo stop loss? Io sono un trader un po' anticonformista da questo punto di vista, quindi vi dico che non ha una relazione lo stop loss con il trade, secondo me, però lo metterei a questo punto non sul minimo di questa candela che non ha senso, perché qui sotto non ci deve arrivare in ogni caso. Vi do un po' di input in più perché mettere lo stop loss sotto il corpo sarebbero capaci tutti. No, scrivo. Mettiamo il grafico, non si può più aumentare. Da questo massimo qui a questo minimo qui. Io ho un Fibonacci di questa candela, che okay, me l'ha messo così, non importa, lo allunghiamo. Ok? Dove metto lo stop loss? Sul 50% della spike, del corpo con spike della candela precedente. Quindi lo stop loss è questa zona qui, non occorre metterlo sul minimo. Sto cercando di portare il grafico a farmi 20, 30, 40 pips. Quindi da qui a qui sono 74 pips. Poi nell'intraday chi vuole può usare anche i livelli di pivot, ok? Ma se entro qui incomincio a mettermi lo stop a pari quando arrivo al primo livello, take profit. Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Allora, questo è il livello di take profit. Lo mettiamo giallo come livello di take profit.
Perché non si vedono tanti webinar del genere? Perché è difficile farli, prima cosa, e perché sono un po'... Chi è che segue un'operatività a lungo termine così tanto? Non è facile farla, no? Quindi è chiaro che è per me una rubrica importantissima perché faccio vedere delle cose che poi magari nell'intraday vado a sviluppare diversamente, ok? E poi fare i webinar su un grafico a lungo termine è più facile di quell'intraday. Me lo dico già adesso, perché con quattro trend line ho una spiegazione molto più precisa che su un intraday spiegare tutte le dinamiche del prezzo, mentre il grafico magari a 5 minuti, 5 minuti dopo 10 minuti che stai parlando già ha cambiato tutta quanta la visione. Allora, questa è una trend line che non riesco a mettere dritta, uguale, non importa. Take profit la mettiamo qui. Questo è il take profit. Ok, per questo trade, però vi spiego un'altra cosa. Si potrebbero ottimizzare i take profit. Vedete, questa zona qui è un canale. Questi trend line, da questa a questa diventa una trend line e diventa anche un effetto da triangolo. Triangolo al contrario, questo è il take profit. Non andrei però oltre a questa zona qui. Perché non andrei oltre a questa zona qui? Perché in ogni caso diventerebbe un triangolo contrario, quindi arrivare qui o un cuneo, arrivare in questa zona qui potrebbe essere la zona dove rispinge il prezzo di nuovo ribassista. Quindi primo take profit e secondo take profit. Nel livello intraday ci sta che il grafico oggi o nei prossimi giorni da questa zona qui di entrata mi vada a fare 120 pips. Nell'euro sterlina è possibile. Ok? Quindi questo è quello che posso vedere nell'intraday. Scusate, nel lungo termine daily, ho un'altra però un'altra bella cosa da farvi vedere. Allora, un canale, mettiamo sul massimo di questa zona qui, a questa zona qui, lo mettiamo beccando un po' le zone. Allora, vediamo come riesco a costruire questa cosa. Lo mettiamo qui. Che mi interessa questa espansione qui, l'espansione parallela, quindi da questo minimo qui al minimo assoluto che ho, che è questo qui. Qui mi parte la parte rialzista. Allora, il grafico lo posso mettere più grande? Sì, ok. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere una cosa simpatica che secondo me ha molto, 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 molto valore. Ah, bene, l'euro dollaro e anche l'euro sterlina sono partiti, perfetto. Allora, ancora cominciamo ad avere dei segnali. Allora, questo massimo qui è il livello di take profit, questo minimo qui, canale, che fino a qui dovrebbe partire poi il grafico ordinale in alto. Queste zone qui sono le zone di attesa del dato evoluto Brexit fondamentale. Quindi non esistono dal punto di vista di trading, esistono perché le vedo, ma da qui l'effetto dato mi apre il mercato qui sotto. Quindi fino a qui io non so niente. Da questa zona qui, che adesso prolunghiamo il canale, ricomincia l'andamento rialzista. Ok? Quindi a lungo termine non mi interessa questo gap, mi interessa questo andamento. Ve lo faccio vedere nell'arco delle settimane che andranno a passare, quindi la settimana sono 5 giorni, quindi 5 candele sono presto a passare. Dal grafico weekly è un po' difficile starci appresso, però nel daily già cominciamo ad avere dei risultati. Allora, mettiamo qui, spostiamo, così riesco a sistemarlo meglio. Ok, ricominciamo a sistemare un po' il grafico come va fatto e questa zona qui diventa interessantissima cercare di portare il grafico da questa zona qui, quindi da questo canale qui, l'assegno da qui a qui a qui. Nell'euro sterlina io ho questa visione qui. Notate che è una cosa molto simpatica da fare, eh? Voglio vedere la sterlina dollaro che io prima ho chiuso, come si è comportata poi alla fine, è tornata a fare il nuovo minimo, però perfetto. Allora, anche l'euro sterlina
Mi va già le correlazioni, mi vanno presto perché potrei cominciare a chiudere di nuovo l'euro sterlina e girarmi sulla sterlina dollaro nuovamente, però sto fermo, parlo un po' dell'intraday per chi ha seguito prima il webinar, perché sto chiudermi poi i trade assieme, buonanotte per oggi. Allora, questa è la situazione. Vedete da cosa sono partito a vedere le candele qui sotto per darvi un'indicazione futura per il trade a lungo termine. Quando si sente parlare di trading a lungo termine, è importante avere sicuramente l'idea che nel vostro portafoglio non lo potete fare con un conto da 1.000 euro. Perché? Perché il conto da 1.000 euro permette al trader di fare a lungo termine, che non so, 50-60 euro in 2-3-4 settimane. E non ha senso perché non puoi vivere di trading, giusto? Quindi queste cose qui sono un po' ponderate. Sebbene io anche nei conti grandi, quando vedo la posizione che guadagna 1.500-2.000 euro, vado a pensare allo stipendio normale e dico: ok, sai cosa? Questa operazione qui mi guadagna 2.000 euro. Secondo la tematica del trade a lungo termine, mi chiudo il 90% e lascio chiudere la fiammella pilota. Quindi il conto comincia comunque a salire. Non è un conto che ti fa stare molto in pena perché logicamente devi farlo, per esempio, nel mio esempio lo faccio con conti che superano i 40, 50, 60 mila, e quindi magari un'operazione che ti va in perdita di 2, 3, 4 mila euro non dà fastidio, non è pesante, ok? Nei conti da 1.000 euro per fare l'intraday è una cosa, per fare invece a lungo termine guadagnare 60 euro dopo 2 settimane non è la cosa migliore, guadagnare 100 euro dopo 2 settimane, ok? Sono queste le dinamiche. Bene. Quindi per l'euro sterlina, secondo me, se vi chiude il gap in questa zona qui, cercare di portarla da questo minimo qui a questa zona qui nell'intraday va bene, 85 pips anche nel lungo termine, perché se arrivo a guadagnare nel lungo termine 85 pips, metto lo stop a pari. Ok? Se poi comincia ad arrivare al secondo take profit, chiudo tutto e poi mi adeguo ai breakout delle candele daily, in questo caso inserendo, come ho fatto in tanti altri grafici, vado su BWilliams. Il frattale non ha bisogno di impostazioni, lo metto così. Quindi questo è addirittura un segnale long da questa zona qui. Ricordo che se incomincia a salire, no, questo qua qui, long, no, non darà un segnale short qui, no, perché già conosco l'indicatore, però incomincia a diventare interessante. Se mi dà un altro segnale long in questa zona qui, da prendermene sia uno che due. Ok? Vi ricordo che anche questa zona qui diventa una trend line, e quindi nell'analisi tecnica comincia a essere interessante anche seguire l'analisi tecnica. Bene, per l'euro sterlina abbiamo fatto anche questo. Andiamo a fare un po' il DAX, che abbiamo i segnali short, l'euro dollaro, che abbiamo visto i segnali long, e qui io continuo a tradarmelo in long, l'oro, le posizioni dell'oro che sono state belle, perché le operazioni dell'oro, non guardate gli stop loss che sono stati, sembrano presi, ma guardate questa candela qui come è andata poi al target. Il target ovviamente più bassi non sono stati raggiunti, però una volta che si entra a mercato si porta guadagno. Poi nel daily avevamo questi segnali short, adesso va in laterale mercato, vedete nel daily va in laterale, siamo in questo canale ribassista che non ha ancora toccato la parte bassa, non ha toccato la parte alta, quindi si eliminano un po' i segnali, sia i segnali che il Fibonacci, e dovremmo riandare a riassestare tutta l'operatività guardando altre dinamiche, ma lo faremo magari la settimana prossima. Qui non ho parole, è lo sviluppo che ha avuto dall'inizio della rubrica weekly adesso, quindi nell'olio, nel petrolio, ha avuto uno sviluppo rialzista con lo stop loss, vedete che è stato questo, delle entrate di queste candele qui, il primo take profit era su questa zona, il take profit è su questa zona qui. Vedete lo sviluppo, sebbene arrivato qui, torna giù, non va a rompere il frattale che era un segnale short, quindi automaticamente non mi rompe il segnale, continua a tornare nel canale alto e qui continuava ad andare il primo take profit, il secondo take profit, quindi continua la fase rialzista per il petrolio. Ok? Qui niente long, da qui niente long, vedete da qui niente long, incomincia a scendere, 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 però continua a salire, quindi continuava la fase long. Euro yen weekly. Situazione da qui a qui mi aspetto una situazione long. Guardate il prezzo, breakout su queste zone, stop loss era questo, più o meno come zona, take profit è questo. Quindi euro yen, cercare posizioni long. Facciamo un attimino un passo veloce. Vabbè, questo lasciamo stare che ancora è in movimento, non ha dato ancora i segnali. L'euro franco svizzero, che mi piace tantissimo,
Allora, segnale long da questa zona qui, ok? Vedete che il take profit era questo, manca di volatilità, incomincia a scendere, quindi non arriva a dare nessun target di questa zona, non lo dà perché non riesce a partire, infatti non riesce neanche ad arrivare al take profit. Fermo lì, euro franco svizzero nel daily aveva zona di take profit in questa zona qui con lo stop loss, ha preso uno stop loss. Purtroppo ogni tanto si fanno anche questi andamenti qui. Poi l'euro franco svizzero è un po' succube a tutte le altre correlazioni tipo euro dollaro e anche sterlina dollaro, quindi Brexit e tutto il resto. Zona supporto importante, ok? Per il dollaro yen, infatti vedete che comincia a spingere, ancora non farei il trade. Qui il trade ribassista è andato a take profit, ok? Chiaro che arriva in una zona dove già ha battuto tante volte e incomincia la risalita. Bene, poi no, questi sono grafici che non c'entrano più con noi, quindi li possiamo anche cancellare, se li lascio ancora per il momento. Io penso che per l'Outlook Weekly non vado oltre, non vado a insinuare oltre. Vorrei terminare un po' prima questo webinar perché sono praticamente dalle 9:30 che sto parlando interrottamente. Ci sono domande dal punto di vista weekly per chi magari non ha ancora capito che l'Outlook Weekly è una rubrica in più aggiunta sui tre webinar che già faccio per l'intraday. Ho aggiunto questa rubrica che secondo me è molto importante dal punto di vista di avere nella propria watch list dei valori numerici. Allora, i valori numerici sono, che ancora non li abbiamo inseriti perché è un mese e un paio, un mese che faccio questa rubrica, quindi ancora non abbiamo messo dei livelli. I livelli numerici andremo a inserirli piano piano a gennaio. Quindi noi sapremo che in dato coppia, in dato strumento abbiamo dei livelli di breakout, di take profit in certi valori numerici. Quindi anche sull'euro dollaro, per esempio, visto che stiamo cercando ancora una fase rialzista, avremo nel grafico weekly, per esempio, dei livelli numerici tipo l'1,14, ok? Però l'1,14, ma l'1,12 andremo a segnarli come livelli di take profit numerici. Queste cose qui le andremo a fare poi a gennaio e il compito sarà mantenere sempre un diario di bordo. Importante per chi fa lungo termine non sono i livelli di take profit, ok? Sono i livelli da rispettare per il trend. Il trend viene rispettato quando arriva a toccare un livello di take profit, ma non è detto che il trade deve arrivare a quella zona. La direzionalità del trend è vista dall'Outlook Weekly, mi permette di fare nell'intraday il mio guadagno. Ok? Questo è il risultato dei lavori e del lavoro che andremo a fare con riportando dei valori numerici su supporti e resistenze. Ok? Quindi vi lascio con, secondo me, il DAX da vendere, l'euro dollaro da comprare, state attendo nell'intraday perché è appena partita la settimana, l'euro sterlina nell'Outlook Weekly è questa. L'euro sterlina da comprare fino a chiusura del gap e da comprare anche dopo quando ritornerà dentro nel canale. Quindi potrebbe essere interessante portare un po' più sul grafico. Ok? Grazie a tutti della partecipazione. Ci si sente lunedì prossimo alle 10:30 per l'Outlook Weekly. Ok? Poi gli altri appuntamenti, mercoledì mattina 9:30 e venerdì mattina 9:30. Grazie a tutti. Ciao!